Giorno dell'inaugurazione fu una grande emozione. Il giorno dell'inaugurazione fu, prima cosa c'era il mondo perché c'era, addirittura mi ricordo, Copulma erano venuti, se non mi sbaglio, non vorrei dire, il sindaco, il senese, questo me lo ricordo bene, Giulio Vigetti, tutta la gente, un sacco di persone, è stato proprio un bel evento. Mi ricordo che c'era tanta gente quel giorno lì. Fecero a piacere in fresco, capito? Fecero cioè misero qualcosa fuori, mi sembra, al bagno, al grilli, e poi in questi paesi sì. Fecero manifesti, apertura, inaugurazione, piscina giù in Cruciuccario. E probabilmente c'era anche qualche dono di fuori. Ora io me lo ricordo di preciso. Primo anno la differenza era tra sociarci giù un carico e non soci. Di sociarci Giuncari era tutto il paese praticamente. E la prima settimana avevamo 1000 presenze non soci. Considera che non c'era WhatsApp, TikTok, Instagram, i social, Internet in generale. i cellulari, non c'era niente. Quindi solo con il passaparola. Amedeo e Massimo, dopo la costruzione della piscina, sono stati i primi due dipendenti di questa struttura, i primi due bagnini. Allora, diciamo a Massimo se ci racconta un aneddoto. Bagnini, sì, noi, senza brevetto, ma comunque dai, se succedeva qualcosa ci arrestavano tutti. Diciamo che non è successo niente, dai, è andato tutto bene. Un ragazzo di Ribolla, pensando che la piscina fosse profonda, si tuffò proprio di testa, A bordi. no, si aprì completamente la testa praticamente. Quindi il Trasino non era sfruttato per niente, non c'era il bar era dentro gli spogliatoi e la vita si svolgeva tutta a bordo vasca, completamente. Quindi trovavi chi si metteva a sedere col tavolino con una bella succhiera di riso freddo, oppure anche col panino, il bicchiere del vino e così via. Era tutto lì, e considera appunto che le presenze erano tantissime, quindi la piscina era piena, pienissima di gente. La piscina chiudeva alle 1 e riapriva alle 2:30. A me, a Massimo, ci venivano a suonare a casa praticamente per farla aprire da tutte le parti. Sembrava due Come rockstar. inizia l'avventura di Luca Gabrielli in piscina a Giuncario? 1998, appena preso il brevetto da bagnino, si parlò col Petrelli, io e Fabio, e gli chiese se ci facevamo gestire la piscina. Buttarono fuori la loro gestore e ci dettero la piscina. E che cosa facevi te, Luca, il primo anno che hai gestito la piscina? Allora, sarebbe fatto Bagnini, in realtà si giocava a PlayStation quasi tutto il giorno. Il primo anno fu un anno tremendo perché di 65 giorni di apertura con poca esperienza, 12 giorni furono di pioggia, però c'era una squadra fortissima, ci si inventò di tutto. Era un Giuncario diverso. Danni fa rispetto a ora è diverso. E anche perché poi la piscina è stata una cosa di tutti. Il fautore è stato il subabbo, stato Giulio, cioè il vero fondatore di tutto questo movimento è stato lui. Però fondamentalmente ha partecipato tutto il paese. È stata una cosa che se dopo 40 anni è sempre qui, insomma, vuol dire che è stata fatta bene. Cosa ha rappresentato per voi la piscina di Giuncarico?
secondo me ha dato vita. Un paese piccolo, sì, che praticamente c'è quasi niente, e quei 2 o 3 mesi aperta dà vita al paese, diciamo. Rappresentato la novità e diciamo un posto dove naturalmente il fatto di avere una piscina per mandarci i ragazzi e per ritrovarsi lì anche per fare delle feste o qualcosa del genere contribuiva a metterci insieme spesso e volentieri e ci si ritrovava lì a volte anche per discutere. Ci si è fatto tante volte le riunioni anche prima, ora, poi i piccini. Quindi volevo dire. E quindi la cosa, la piscina ha cambiato un po' il modo di ragionare, anche per tutti noi, anche perché poi è venuto fuori l'orgoglio. Questa è una settimana di ferie per stare in piscina, quindi pensa anche all'avvenimento con il quale potrà essere. E quest'altro gli fa, certo fosse stata piena di vino. E il Berruzzi disse: la prima vasca si faceva a nuoto, la seconda a piedi. Cosa, che tuffo vi piace in particolare? A bomba, almeno schizzo tutti. Bene all'indietro. Sì? Ah, pronto, buono. Ah, ecco! E tutte le mattine nuotava, era bravissimo a fare il dorso. E giusto per ridere, così dopo non mi travamo, no? Quindi si fa una vasca, mi sembra tipo 21 secondi. Dove esce fuori, dice, ora voglio vedere uno della mia età che fa 21 secondi. Dopo una mezz'oretta entra uno, ma ha visto. Si fa una vasca a dorso, ci mette 16 secondi. Ma di che anno sei? Del 49, come Rossano. Allora, la prima cosa che venne fuori a quei tempi lì è che c'era, quando si fece le riunioni del circolo sopra, il circolo, io facevo parte del consiglio, c'era Failli, c'era Giulio, Loreno Panerati, c'era 7-8, consigli anche 10, a volte siamo stati 9-10. E Mario Spadini, a volte c'era stato, sì. Quindi quando poi si capì che c'era la possibilità. Che Giulio diceva, ma ci sarebbe il discorso di quella terra lì e si potrebbe pensare di fare una piscina. Come si fa? Poi sì, però dico, se si fa qualche cosa, io sono disponibile, posso scrivere alla gente per dire Giuncariesi, e si prende l'indirizzo, mi ci dai l'indirizzo, ci si fanno da parenti e io gli scrivo. Infatti, ho scritto 120-130 lettere io a tutto il Dove ti paese, chiedevi? in tutta Italia ormai. E invece di Giuncario, chi furono i promotori, diciamo, di questa iniziativa? Di Giuncario. Fu Failli, il Gallo e Oriano Vicari. E del paese chi ha contribuito alla sua realizzazione? Nel paese ha contribuito tutto quanto un po' la popolazione di Giuncari. Consiglio, no, c'era Giulio, c'era Failli, c'ero io, c'era Panerati, oh ragazzi, ci dimentichiamo di Loreno, eh. Loreno è stato uno dei primi in assoluto, uno di quelli che mi dà tutti. Oh, scherzi? Paolo Loreno? Ma se c'era lui, lui ci ha dato una mano grossa per fare la piscina, era stato uno dei primi Loreno, Failli non era altro di vedere un viti perché diceva, no, chissà quanti soldi, ha visto Giorgio come faceva, chissà quanti soldi ci vuole, chissà come fa, quello che sapevo, via via prendevo gli indirizzi e li scrivevo, capito? Ho scritto a tanti, ci hanno mandato, uno addirittura quelle poi lì ci mandò 500.000 lire. Ma. Nel 1983 un giovane Giuliano Ramazzotti lavorò alla realizzazione della piscina. Che cosa si ricorda Giuliano Ramazzotti di quei giorni? Ma mi ricordo un poco, però mi ricordo che si passava spesso diversi sabati intorno alla costruzione da parte mia di saldare queste ringhiere, la saldatura di queste ringhiere. Ho dato una mano, non è che l'ho costruito tutto io, ho dato una mano, poi c'era gente
un po' più grande di me che hanno partecipato. Mi ricordo che eravamo un bel gruppo, che ci davamo parecchio da fare, era uno stimolo. Ma anche quando c'era il periodo di un pochino più bui, mi ricordo anche il comune qualche cosa mandava, insomma a volte è riabitato, sono riabitate lì a darci una mano, qualche cosina, l'operaio, qualcuno è venuto, ma perché la piscina era diventata comunale poi dopo, no? Mi pare. In questi 40 anni ci sono stati anche momenti difficili. Tra tutti i momenti difficili c'è stato anche un momento in cui un bambino qui perse la vita. Fu dura per tutti, fu dura per chi c'era, fu dura per chi gestiva e fu dura anche ripartire. Devo dire che anche ripartire poi è stato dopo Lenny, quando Lenny mollò. L'idea di ripartire fu anche per questo, perché ci voleva coraggio allora, e mi rendevo conto che forse il coraggio poteva essere quella cosa che io avevo e che altri non avevano in quel momento. Questo impianto può avere un futuro se riesce a portare qui in questo ambiente un po' di ristorazione, anche semplice. Niente di sofisticato, però se riesci a fare da mangiare, forse questo luogo può diventare un luogo che economicamente sta in piedi. Altrimenti potrà essere solamente un luogo di volontariato, è sempre più difficile però.